Ragazze, ciao ragazzi, oggi sono qui per recensirvi un set di pennelli che costa 10 euro, che contiene praticamente quasi tutti i pennelli utili e che potete acquistare su Amazon, quindi spedizione velocissima e sicura. Ma prima, siccome me lo chiedete in ogni video, vi dico subito che rossetto addosso. Allora, indosso il rossetto della nuova collezione di Pupa, la collezione Velvet Garden che è autunno-inverno 2016, il numero 311, che è questo bellissimo fucsia barra Ritornando rosso. al nostro set di pennelli. Allora, è questo qui, marca Keylive, comunque vi scrivo il nome esatto nell'info box, c'è scritto mostra tutto, voi cliccate e trovate il nome dei prodotti con tutti i link dove acquistarli. Costa 10,99 euro per ora perché è in promozione, se non sbaglio, e le spese di spedizione sono gratuite. Vi apro la scatola e vi faccio vedere subito che all'interno di questo grazioso portapennelli in plastica, però molto carino, si apre così ed ecco i pennelli. Allora l'apro e troviamo gli 8 pennelli. Ora, sono 2 pennelli da viso. Questi sono venduti già insieme al brush guard. Cos'è il brush guard per le meno esperte, quelli che sono arrivati dopo sul tubo? Sono questi cosini qui, queste retine qui, che si mettono dopo aver lavato il pennello, quindi sul pennello bagnato, in modo che poi prenda la forma perfetta. Già li ho provati e sono fantastici. Allora, i pennelli da viso sono due. Uno un pochino più grande e uno un pochino più piccolo, quindi questo potrebbe essere usato per la ciglia e questo potrebbe essere usato per il blush. Sono molto morbidi, li ho già lavati e devo dire che non perdono particolari peli né anche durante l'utilizzo sia durante il lavaggio. Ovviamente durante il lavaggio qualche pelo in più lo perdono perché come tutti i pennelli, però non particolarmente. Devo dire che sono rimasta abbastanza stupita dalla qualità, diciamo, perché per 10 euro uno si aspetta veramente dei pennelli molto scadenti e ne ho avuti comunque anche altri abbastanza scadenti nella mia vita e questi sono abbastanza Ed buoni. ecco il pennello da blush. Uno è quello che potrebbe essere usato per la terra. Poi troviamo un pennello per l'eyeliner. In genere questi pennellini qui sono molto scarsi di quelli delle marche che costano di meno e non sono fitti. Invece devo dire che con questo qua, che non è troppo lungo e le setole sono ben omogenee tra di loro, sono riuscita a mettere benissimo l'eyeliner in gel. Si può usare sia per applicare l'eyeliner in gel che l'eyeliner liquido, quindi devo dire che mi è piaciuto molto anche questo. Poi abbiamo un pennellino di questi quadrangolare che è ottimo per stendere l'eyeliner, per sfumare, per le rifiniture. E le setole sono molto compatte, quindi si riesce dell'eyeliner. Quindi promosso anche questo. Segue un pennellino da rossetto, setole ottime per il rossetto. E poi abbiamo questo pennellino qui che è un pennello, penso che loro lo consigliano per l'ombretto. Vedete qui che c'è un pelino che fuoriesce, ma niente di drammatico, diciamo, per aver speso così poco. Sinceramente questi, siccome sono comunque sintetici, io preferisco usarli o per il correttore o per l'ombretto in crema. Infine abbiamo una spugnetta da trucco. Questa in realtà potrebbe, secondo me, anche potreste farne anche a meno. Avrei preferito ci fosse un pennello più specifico per l'ombretto piuttosto che la spugnetta, però c'è da dire che se avete degli ombretti non ultra pigmentati, la spugnetta da trucco è fantastica perché vi rende un ombretto poco pigmentato sulla palpebra molto pigmentato perché prende comunque tanto colore. Infine abbiamo il classico pennellino che in realtà è un pettinino per le ciglia, sopracciglia e questo pettinino qui per le sopracciglia. Classico.